Ciao Peppe, buongiorno. Buongiorno a te. Allora, come andiamo? In quel di? Dove sei adesso? In Attualmente ufficio? sono a Benevento. Ah, adesso sei a Benevento. Pensavo che tu oggi fossi a Napoli. Ci sono stato ieri, ho assistito alla finale Under 17 per l'Elite e poi a Bosco Trecase, la Coppa Italia femminile con 8 squadre presenti, anche qualcuna da Lazio. È stata una bellissima giornata. A Giornata di Napoli, rugby è intensa. Ecco, sì, a Napoli vado domani. so, fai avanti e indietro tu in poche parole. Sì, sono abbastanza chilometri durante la settimana. Ne fai. Senti, allora ti presento Giuseppe Calicchio, Benevento 1975, eletto presidente del CRC Campania, Comitato Regionale Campano, il 29 maggio del 2021 con 61% di voti, ereditando la carica da Fabrizio Senatore. Che salutiamo perché era già stato anche qui con noi prima di essere poi dopo, prima delle elezioni. Allora, senti, parliamo un attimo della tua carriera di giocatore, perché tu sei stato un giocatore che ha militato anche in eccellenza, ora top 10 o top 12, a seconda degli anni sappiamo che ci sono un tot numero di squadre che ballano. E nato, cioè cresciuto rugbisticamente a Benevento. Sì. Diciamo, la squadra del cuore o le squadre del cuore sono più di una. Però rugbisticamente nasco a Benevento e all'epoca nel 92 ho esordito in prima squadra a Non Treviso. avevi ancora 18 anni. No, si poteva fare, quindi fu un'esperienza bellissima anche perché era una delle squadre più forti del rugby. Io ero il capitano dell'Under 20, quindi bella esperienza, soprattutto perché all'epoca c'erano anche degli stranieri fortissimi nella Serie A italiana, c'erano stranieri che tu guardavi in TV. Poi giocare a Treviso, dove c'era addirittura Francescato in quella partita là, Ivan, dici tu. no, l'altro. Ah, Rino. C'era il fratello di in quei campionati c'erano stranieri fortissimi che venivano dall'emisfero sud. C'era nella Lazio c'era il fratello di Zizzanbrook. Cioè, erano tempi Tosta. belli, insomma, tosti, un rugby diverso, molto fisico, con un regolamento che permetteva alla squadra, diciamo, più grossa di avere dei vantaggi enormi. E noi notoriamente invece al sud, a Benevento, eravamo tutti piccolini Ma rispetto. veloci, piccoli Sì, ma no, veloci. più che altro imprevedibili, perché era l'unico modo per poter avere il pallone, erano ottimizzare tutti quelli che erano i palloni sporchi, dove la squadra avversaria normalmente non pensava mai che ci potesse essere un contrattacco. Noi invece tutti sapevamo che quando la palla andava nell'area di meta, poi c'era Daniele Carbone che 3-4 finte le faceva facili invece di annullare, e quindi ci riportava almeno al centrocampo con un Ecco. contatto. Quindi tagliavamo le linee di corsa sapendo che era un appuntamento a centrocampo. Sì, per forza, di necessità virtù, di necessità Sì, virtù. sì. Tra parentesi, tu hai avuto due record anche, 351 caps in prima squadra e il giocatore più anziano del torneo. Sì, io conto, in realtà conto solo quelle con il Benevento Ah, come beh, sì. cap. Sì. Le altre non le conto, quindi sono abbastanza partite, anche perché, come dico a molti, giocare un numero di partite in prima linea o in mischia è diverso che giocarle all'ala, non me ne vogliano No, no, certo, le è la altre. verità. Lì ti Quindi, consuma un po', mettiamola così. E sì. poi, vabbè, sei stato all'Amatori Catania nel 2006. Sì, campionato bellissimo, bello, bello, bello. Fu un anno importante, venivamo dalla semifinale scudetto dell'anno precedente, ci furono dei problemi con un cambio di allenatore in corso, però poi dopo abbiamo creato un gruppo fantastico e quel gruppo è riuscito ad uscire da tutte le difficoltà, salvandoci con un mese d'anticipo. Che non era scontato, insomma, all'epoca, perché il livello rispetto ad oggi era altissimo, ti assicuro. No, no, mi ricordo i cioè,
l'eccellenza. I campionati dove giocavano i Lo Cicero, i Castro Giovanni, cioè tutti i nazionali italiani, quelli più forti, giocavano tutti ancora nel campionato d'eccellenza, e anche gli stranieri erano stranieri con un tasso tecnico e fisico molto molto importante, insomma. No, no, era un livello molto più alto di quello di oggi. Sì, per quanto riguarda la Serie A sicuramente. Sì, assolutamente. Senti, dopo tu lì hai appeso le scarpe al chiodo, però ti sei trasferito all'Aquila iniziando a lavorare con, diciamo, come direttore marketing e comunicazione per l'Aquila Rugby, cosa che fai, del quale ti occupi tutt'oggi, ad ora, non dell'Aquila ma della tua professione. Sì, noi abbiamo una società di consulenza che si occupa proprio di disegnare i modelli gestionali a 360 gradi, ottimizzando quelli che sono tutti i costi del marketing e della comunicazione. Poi io dirigo un'azienda di Catania che si occupa di betting, è un concessionario dello Stato molto importante, questo a livello personale. E poi sono presidente del gruppo Media Group, che è un gruppo editoriale che ha varie testate registrate, che fa parte anche, si è messa a disposizione anche del Comitato Campano, ma anche degli altri comitati, per tutta una serie di iniziative che partiranno nel 2022. Ok, perfetto. Allora, senti, dopo aver descritto te come giocatore, come professionista, possiamo passare all'atto pratico, a quello che è il rugby in campagna, cioè tu come presidente, se adesso ci racconti un po' quali sono i tuoi programmi, cosa avete. Anzi, facciamo una cosa, raccontaci i tuoi primi 100 giorni e poi ci racconti il futuro. Allora, i primi giorni praticamente li abbiamo concentrati insieme al consiglio regionale, a studiare bene quelle che erano le strategie da porre da settembre in poi. Veniamo da una pandemia dove ci ha praticamente decimato i tesserati, soprattutto in alcune categorie. È stata importante mantenere il numero di società rispetto al passato. Il numero di tesserati è calato, come fisiologicamente succede, soprattutto in alcune categorie, mentre nelle categorie quelle più basse registriamo addirittura degli incrementi. Stiamo cercando di far nascere nuove entità, ritornerà a nascere, io sarò uno dei soci fondatori, il Rugby Scampia, che in quella zona è importantissimo e sicuramente verrà fatto un lavoro importante. Nascerà una nuova società imminente anche a Benevento, che si occuperà di rugby di base e di inclusione, soprattutto in un quartiere un po' particolare della città. E quindi siamo ripartiti fondamentalmente dal progetto tecnico. Il progetto tecnico, devo ringraziare la federazione perché ci ha permesso di avere una struttura importante. Oggi la Campania vanta un numero di allenatori sul campo presenti importanti, distribuiti su tutta la provincia. Poi ci siamo dedicati ad analizzare quelli che erano il bilancio di funzionamento. Abbiamo cercato di ottimizzarlo e di razionalizzare tutti i costi, evitando tutte quelle che per noi erano spese anche superflue, e abbiamo chiesto alla federazione di spostare dal budget di funzionamento, quindi quello che serve per far funzionare un comitato, comprese le spese di rappresentanza, di spostare un terzo, quindi cifre importanti, dal budget di funzionamento al progetto tecnico, quindi poter utilizzare altre risorse da poter mettere a disposizione di tutte le società, e questo soprattutto in alcune zone difficili da raggiungere. La Campania sta dando i propri frutti, parlo soprattutto della zona del Salernitano, che ha una grossa potenzialità di crescita rispetto magari a Benevento, dove ci sono società strutturate che non hanno bisogno di un supporto tecnico importante, perché quantomeno nella loro storia hanno creato un percorso importante. Stessa cosa nel Casertano. Nell'Avellinese ci sono due società che stanno cominciando a carburare, anche se lì fatica un attimo il rugby
ad entrare, però ci sono delle collaborazioni importanti anche con l'Ariano Rugby e l'Avellino, con alcune società di Benevento. Ad Ariano è stata scelta una ragazza come delegata provinciale, sta facendo un ottimo lavoro. Rispetto al passato abbiamo cercato di dare un'importanza notevole al ruolo dei delegati. Quindi c'è una figura tutor, che è il professore Giacomo Verdicchio, che si è messo a disposizione, che fa da tutor ai nuovi delegati e quindi li segue, fanno dei progetti, hanno comunque rapporti sul territorio. E addirittura sulla provincia di Napoli abbiamo chiesto che ci siano inseriti dei subdelegati, perché ovviamente capirai che la provincia di Napoli da sola può essere una regione. Era grande. Ma scusa una cosa, dici Napoli e dici Maradona. Il rugby, come hai visto a Napoli? C'è un'adesione, c'è un coso proprio votati completamente anima core al calcio? Allora, la difficoltà maggiore nell'area napoletana in passato è stata quella di avere delle strutture a disposizione. Nel momento in cui l'Amatori Napoli è riuscita ad avere una struttura che è molto bella, l'ex Basenato, dare un punto di riferimento fisso, lì si sta sviluppando un rugby importante. Poi c'è la Partenope, che la Partenope è la storia. Storica, sì. Sì. E che si sta riorganizzando in maniera importante, ha delle categorie giovanili molto molto forti, soprattutto l'Under 17, che sia l'Amatori Napoli che la Partenope Napoli faranno parte del girone Elite Under 17. E c'è fermento, ci sono anche delle altre piccole società che lavoreranno sul territorio. È rinata il rugby pomigliano per mano del presidente Franco Romano, un ingegnere con una passione enorme, con Salvatore De Falco, Gennaro De Falco, quindi anche con un gruppo dirigente storicamente importante, e a loro va il mio ringraziamento, perché sono riusciti a recuperare il campo Leone di Pomigliano, lo hanno rimesso in sesto, un gioiellino, e hanno fatto una cosa che dovrebbe essere d'esempio a tutte le società. Hanno detto al comitato, ma di riflesso a tutte le società, per noi questo è un campo regionale. Chiunque vuole utilizzarlo, può chiederlo e noi ci mettiamo a disposizione. E così è stato nella prima parte del campionato, soprattutto per ospitando le partite della Partenope, che aveva problemi perché l'Albricci ci sono dei lavori di ristrutturazione. Ho capito. Quindi, un ringraziamento speciale a tutta la società, in particolare a Salvatore De Falco e a Franco Romano, che veramente hanno dimostrato di essere dei rugbisti, ma non solo di essere, di applicare quelli che sono i nostri principi, che sono e in una zona dove ancora forte il campanile non è da tutti. Bravo. No, assolutamente. Un'altra cosa che stiamo facendo, io tutte le risorse aggiuntive che man mano riesco a recuperare, ho l'idea di acquistare di volta in volta 50, 60, 150 palloni e dividerli in parti uguali per tutte le società. E glieli vado a portare io di persona, perché conosco l'importanza di consegnare un pallone sarebbe ancora il suo fascino. E quindi ogni volta che posso acquisto dei palloni e li porto, palloni che possono essere anche delle bandierine per il campo di Comitato. Certo. Per quanto riguarda il progetto... Oh, puoi acquistare anche i paradenti, guarda caso io li vendo. Acquisteremo anche quelli. Quando i magazzini saranno pieni di palloni inizieremo a regalare paradenti. Esatto, era una battuta. La pigliamo, perché è importante anche per la sicurezza. Abbiamo acquistato circa 800, sempre con i soldi risparmiati, abbiamo acquistato 800 kit di tag rugby.
Ah, bello. Quando li abbiamo acquistati, il venditore pensava che fosse l'ordine per la Federazione Italiana Rugby. Ha detto: no, guarda, questa è una L'ha campana. detto sulla campagna. E abbiamo dato in parti uguali due palloni, sempre quelli Gilbert super professionali, insieme a due kit numericamente importanti di tag a tutte le società. Perché Giusto. questo lo riteniamo uno strumento per entrare anche nelle scuole in questo Okay. momento, o per far giocare i genitori mentre i bambini si allenano. All'Albricci, quando consegnai i palloni, ricordo questo aneddoto: c'erano dei genitori, ho detto giochiamo a rugby. E fondamentalmente adesso hanno fatto addirittura una squadra che si allena. Diceva: allora quando lo facciamo un'altra volta? Noi abbiamo bisogno di entusiasmo e far conoscere questo sport a chi poi ci sta vicino. Solo così potremo allargare quella famosa base che ci serve. Concordo perfettamente, infatti riflettevo con Alejandro Canale e parlavamo proprio di questa cosa qua, no? E gli ho detto, ti sei reso conto che sugli spalti ci sono genitori magari che accompagnano i figli da 5, 6, 7, 8 anni e non sanno le regole, perché il loro mondo finisce, diciamo, al mini rugby prima e nelle giovanili dopo, visto il segmento di anni che noi abbiamo analizzato. Non guardano magari le partite. Questo fa sì che vada a riflettersi negativamente proprio su quello che è il movimento. Perché se tu poi non ti appassioni, non guardi la nazionale, non guardi il top 10, perché non sai le regole, perché effettivamente sono molto complesse e complicate, chiaramente non puoi fare proselitismo anche a livello proprio di tifo con altri genitori e dici, vieni che ti faccio vedere la partita. Insomma, quindi è complicato, ci vorrebbe un po' più di informazione e di cultura personale. Allora, mi dai lo spunto per presentare la piattaforma che sarà attiva nel 2020 Vai. regionale. Lo faremo a livello regionale, ma fondamentalmente vogliamo dare un tocco anche, non lo legheremo alla regione Campania. La piattaforma si chiamerà ABC Rugby. Praticamente ABC Rugby sarà una piattaforma di e-learning con moduli da 3 minuti molto veloci, dove ci sarà una persona che spiega con delle slide molto semplici, dove partiamo dall'ABC. Fantastico. Il presidente, allora il presidente legale rappresentante della società si occupa di questo, questo e questo, e i suoi compiti sono questi. 3 minuti. Poi andiamo avanti. Il dirigente, l'addetto all'arbitro, il medico, l'allenatore. Come si diventa allenatore? L'allenatore parte dal livello 1, 2, 3 fino ad arrivare ad allenare la nazionale. Come si diventa arbitro? Non sono corsi di allenatore e di arbitro. Ti spieghiamo qual è il ruolo dell'arbitro, qual è il ruolo del tifoso, qual è il ruolo del genitore, qual è il ruolo del. Tutte in pillole da 3 minuti, dove sul cellulare, magari se tu ti dimentichi cosa deve fare il genitore sugli spalti, te lo guardi sì. e ti vedi. Spiegheremo anche in maniera semplice, non dando nulla per scontato, dicendo al genitore: guarda, nel rugby una delle regole fondamentali è il vantaggio. Perché molte volte, non conoscendo il regolamento, noi non glielo dobbiamo spiegare tutto al genitore, No. però magari vede, sa che il pallone non può cadere in avanti, appena Ma cade in avanti, perché inizia non a fischia? cadere in avanti. Allora noi Avanti, dobbiamo spiegare fischia. che No. l'arbitro, alzando la mano, ha visto che c'è quell'infrazione, però sta vedendo se la squadra che non l'ha commessa può averne. Allora, noi non dobbiamo dare per scontato che tutti i genitori o le No, persone che certo. si stanno approcciando al mondo del rugby abbiano un background anche del regolamento. Anche perché, sinceramente, molti che hanno giocato a rugby 20 anni fa non conoscono le regole attuali, quindi. Ma anche attualmente quelli del top 10 uno mi ha detto, ma in fin dei conti a me cosa me ne frega, io gioco, tanto c'è l'arbitro che le sa le regole, se fischia io mi fermo e guardo che cosa vuole, ma ha detto io ne so poche di regole, contano No, poco, no, no. gioco. Noi cercheremo di fare. Allora, questa piattaforma è già in lavorazione, dobbiamo inserire solo tutti i contenuti ed è con la logica incrementale. Quindi, laddove ogni volta ci sarà l'esigenza di spiegare in maniera più analitica, faremo
delle registrazioni dei videocorsi, ovviamente con degli specialisti, che cercheranno in maniera semplice, rapida e veloce di fare quell'infarinatura generale che serve poi per conoscere almeno l'ABC del rugby. Ma senti, è un progetto veramente, detto così, molto bello, ma io penso che sia anche molto complesso realizzarlo o averlo realizzato. Allora, noi, cioè, tosta è come roba. Sì, ma nella scelta dei miei consiglieri, nella squadra di consiglieri, abbiamo dato proprio un occhio alle varie professionalità. C'è Nino Palomba, che è il consigliere addetto con la delega alla formazione, che si occupa proprio di formazione a 360 gradi, quindi riesce lui a gestire, a mutuare tutta l'architettura e l'hardware che serve e i software che servono per la realizzazione. Quindi è solo un discorso un po' di tempi, perché capirai, sono tantissimi gli argomenti, quindi di come si diventa arbitro parlerà un arbitro, del ruolo del presidente ci sarà Roberto Manzo, che è l'altro consigliere, che si occuperà, che è un avvocato, che si occuperà di dare un'infarinatura sui ruoli della società, cos'è una società, cos'è una SD, cioè tutto proprio l'ABC del rugby. Poi per quanto riguarda la gestione ci sarà il vicepresidente Renato Melillo, che ha un'esperienza enorme per quanto riguarda proprio la gestione dirigenziale. Poi c'è Emilia De Angelis, che è deputata sia al rugby femminile, che è una consigliera della Campania, e sia a tutti i progetti di inclusione e anche per quanto riguarda la formazione in ambito medico, quindi tutti i corsi per quanto riguarda il defibrillatore, il primo soccorso, eccetera. Era dal 2000 che non c'era più una quota rosa. Guarda, io ho fatto in modo... A me le quote rosa non piacciono, perché se noi abbiamo 10 ragazze che sono tutte 10 bravissime e meritano di stare in un ruolo, non serve la quota rosa. Noi scegliamo... La quota rosa è per non dire oggi, sai, bisogna stare attenti come si parla, non dire femmina, donna, sennò fondamentalmente, qualcuno si incanta sempre, hai capito? Fondamentalmente allora, quota non rosa sono, è neo. Non sono conosciuto per essere politicamente corretto, forse sono anche antipatico per questo, però sono molto concreto. Emilia è una brava, perciò sta là, no perché è una quota rosa. No, certo. Come brava... come sono brave tutte le ragazze che abbiamo scelto per inserire nelle varie commissioni e anche come delegata provinciale della provincia di Avellino, fondamentalmente. Quindi sono state scelte perché sono brave, no? Perché sono donne a prescindere. Vabbè, quello ci mancherebbe altro. No, ma in Campania siamo molto attenti, perché il contributo che possono dare le donne è un contributo soprattutto di organizzazione, di sensibilità, di esperienza anche, perché poi noi abbiamo raddoppiato, o meglio, abbiamo aumentato del 230% il budget destinato al progetto femminile. Il progetto tecnico femminile noi l'abbiamo aumentato del 230% di quello che erano le indicazioni federali. Avevamo un tecnico, oggi ne abbiamo tre. Il responsabile è Silvia Gaudino, quindi l'ex capitana della nazionale italiana, sì. che insomma è brava, non è che sta là. Ha competenze, certo, chiaro. Sicuramente è più brava di me, quindi non, la scelta tra me e lei non c'è nessuna quota, sarebbe lei 100-0 praticamente. E quindi abbiamo aumentato il tutto. Questo ci permette di essere presenti sul territorio in maniera importante, e l'attività femminile si vede che sta crescendo in maniera importante. Poi io a livello personale mi sto spendendo tantissimo anche con tutti i miei contatti e il mio network, cercando di mutuare quelle che sono delle collaborazioni. Una collaborazione importante
l'abbiamo fatta una delle prime con la Croce Rossa Italiana. Quindi il Comitato Regionale Campano ha fatto una convenzione con la Croce Rossa Italiana, soprattutto con la Croce Rossa Italiana regionale. Perché è importante? Perché il presidente che ringrazio, Tangredi, è il delegato nazionale ai progetti di inclusione e noi ci contiamo tantissimo sull'inclusione. Veramente facciamo un ottimo lavoro, anche a Santa Maria Capua Vetere c'è un polo d'eccellenza per l'inclusione. Ho intervistato le ragazze del Santa Maria Capua Vetere. Sì. Santa Maria Capua Vetere. Il prima femminile che è stata mia ospite, anche l'ultima. Santa Maria Capua Vetere è un'eccellenza nell'inclusione perché è riuscita a formare più di 8 persone che gravitano nell'ambito della società con dei requisiti di supporto e di sostegno ai ragazzi speciali. Sì. Quindi noi sappiamo che per i progetti di inclusione ci sono delle figure che devono essere professionalmente valide e formate per poter lavorare con i bambini. Oltre a questo devo ringraziare Anzi Formazione di Ludovico Vessichelli, che ex regbista anche lui, che ci ha messo a disposizione 100 borse di studio, il valore di 160.000 euro, quindi una sponsorizzazione importante. Con un corso, sono dei corsi di formazione riconosciuti dalla regione, quindi le 100 professionalità della Campania che avranno queste borse di studio avranno il titolo riconosciuto che gli permette anche a livello lavorativo di entrare in maniera importante in alcune strutture sanitarie e il corso ha la qualifica di operatore all'assistenza educativa del disabile. Quindi diamo un'importante infusione per le società per o professionalizzare le figure, delle figure nuove o aggiungere professionalità ai tecnici e agli allenatori che in questo modo saranno formati nel rapporto uno a uno sia nel quotidiano e sia quando ci sarà da fare un lavoro sui campi con dei bambini che hanno necessariamente bisogno di persone a fianco che siano preparate a qualsiasi situazione, anche quelle d'emergenza. Abbiamo fatto richiesta ufficiale e dobbiamo avere ancora risposta per candidare la città di Napoli al prossimo trofeo di Beach Rugby. La nostra idea è quella di ricreare un villaggio sulla rotonda Diaz, quindi sul lungomare di Napoli, dove a partire da sinistra vedi il Vesuvio, poi tutta la penisola sorrentina, vedi l'isola di Capri, ti giri e c'è Posillipo, insomma. Questa è una cornice direi perfetta. Diciamo uno scenario dove verremo speriamo che la federazione ci confermi la candidatura. Con questo abbiamo fatto anche un accordo importante con EAV. EAV è l'ente regionale che gestisce i trasporti, quindi la società in house della regione, che oltre a mettere a disposizione i tesserati gratuitamente, i trasporti, alcune esigenze per quanto riguarda le società che verranno scritte in un protocollo d'intesa nel 2022 anche per gli spostamenti, in occasione della finale metterà a disposizione i due treni storici. Voi sapete che la prima ferrovia in Italia è la Napoli Portici. Ah sì, me l'hai detto, sì. E quindi useremo il treno speciale che partirà da Mergellina, praticamente dove si farà la finale, e porteremo tutti i partecipanti e i tifosi prima a visitare tutto il promontorio e quanto riguarda ci fermeremo a Pompei e poi il terzo tempo eventualmente lo faremo al Sorrento su una terrazza bellissimo attrezzata. Questa è la nostra idea.
Nell'ottica delle collaborazioni abbiamo fatto anche un protocollo di intesa con SCABEC che partirà nel 2022 e durerà 2 anni. SCABEC è la società sempre della Regione Campania che si occupa di tutti i beni culturali, quindi ci saranno tutta una serie di progetti legati alla cultura, ai monumenti delle varie città e la Regione Campania. Abbiamo fatto un accordo con... Scusami, come collegate, sono curioso, come collegate rugby, arte, cultura e monumenti? Allora, la nostra idea è quella di realizzare... Adesso mi stai facendo spoilerare un progetto. No, vabbè, adesso... Faremo un calendario sicuramente. Il calendario prevederà l'abbinamento, come io già ho fatto in passato all'Aquila, con dei monumenti della regione a delle fasi di gioco. Poi c'è una tessera che vi spoilerò, che è questa, è la tessera di SCABEC, vedi? Questa permette l'accesso a tutti i musei della Campania 365 giorni all'anno, e ci saranno delle iniziative che legheranno le squadre che verranno a giocare in Campania a dei momenti di cultura. E vi assicuro che in Campania abbiamo dei monumenti pazzeschi, naturali. Sì. C'è l'Arco di Traiano piuttosto che la Reggia di Caserta. C'è la Reggia di Caserta, cioè. Allora, basta che ti affaccia una Pompei, ti affaccia una finestra e ti guardi il Vesuvio, e quindi già quello potrebbe bastare rispetto a proposito di Vesuvio, mi sembri un vulcano di idee. Ma un vulcano che è boom boom. No, ma guarda, ti assicuro che da quando io mi domando che cosa fai in 3 anni, perché visto che questo l'hai fatto in 100 giorni. No, veramente ci sono anche altri progetti, perché noi abbiamo fatto, abbiamo costituito una commissione impianti. Questa commissione impianti si occuperà di analizzare tutto quello che è il PNRR e anche di produrre tutta una serie di progetti che metteremo a disposizione delle società e dei comuni, perché abbiamo visto... Soltanto per quanto riguarda il bando sport e periferie sono tornati indietro circa 300 milioni di euro non utilizzati. Per difetti di forma o perché il progetto non era valido. Mentre noi siamo riusciti a prendere dei progettisti e degli ingegneri da tutte le parti della Campania, alcuni dei quali hanno già vinto quei bandi, tra cui una struttura di San Giorgio del Stagno, dei bersaglieri sanniti del presidente Santucci, che ringrazio, ha messo a disposizione tutti i suoi tecnici. Loro hanno vinto il bando sport e periferie per un campo di touch rugby di 700.000 euro, quindi sanno benissimo come fare i bandi, e noi stiamo impacchettando quelli che sono, diciamo, i progetti di interesse dei vari club, quindi il rifacimento del manto erboso, gli spogliatoi e la clubhouse ecosostenibile, con dei progetti già pronti, già di base realizzati, che andremo a rimodulare sulle varie esigenze nelle varie città. Questo per cercare di intercettare quanti più fondi possibili. Tieni presente che nel 2022, tra il PNRR che prevede 700 milioni per i comuni e 300 per le scuole, si vanno a sommare 400 milioni da finanziare a standard e altri 600 che sono quelli che sono ritornati l'anno scorso e quelli aggiuntivi per quanto riguarda il bando sport e periferie. Quindi c'è un bacino di 2 miliardi per lo sport che noi dobbiamo farci trovare pronti a saper intercettare. Sì. Il più delle volte le società o i comuni anche non hanno la professionalità per creare un bando fatto come lo richiede, richiedono gli standard. E quindi magari manca un documento, manca una firma, manca... E salta tutto. Salta tutto il progetto e salta un finanziamento importante. Sì. Noi ci siamo col gruppo che abbiamo creato di vari professionisti e progettisti, mettiamo l'obiettivo di poter intercettare tutti quelli che sono... I bandi. Per fare questo c'è anche la struttura che abbiamo fatto anche con loro una convenzione, si chiama Futuridea,
che è una fondazione che si occupa proprio di a rapporti privilegiati con Invitalia, e quindi ci sosterrà e sosterrà le società per quanto riguarda tutti i progetti con le pubbliche amministrazioni, perché loro si occupano della formazione dei manager della pubblica amministrazione, tra le altre cose. Quindi sanno anche come rapportarsi con le pubbliche amministrazioni. E qui ringrazio Francesco Nardone che si è messo subito a disposizione per il rugby. Poi ne abbiamo tantissime, anche già in essere. C'è la convenzione estorta in questo caso, dico io, a Cosimo Calicchio, che ringrazio, che oltre ad essere mio cugino, è un manager importante, amministratore della MyB, che è una società di consulenza, e praticamente loro ci forniranno le due piattaforme che ci permetteranno di dare alle società ulteriori strumenti. Te lo dico in anteprima, è stato registrato il marchio e il dominio tuttoregby.it. Tuttoregby.it sarà un portale all news dove tutte le società possono avere il proprio spazio, dove daremo notizie, sarà una testata giornalistica registrata, dove praticamente sarà un canale tipo network, quindi tuttoregby.it/Campania/Benevento, e ci sarà una pagina per Benevento o per la Campania, e poi questo si può esportare anche nelle altre regioni. Qual è il vantaggio? Che vogliamo dare alle società la possibilità di segnalarci delle persone che già si occupano di comunicazione, che facendo un percorso professionale di formazione e di stage all'interno di tutto rugby.it potranno accedere fra due anni al iscriversi all'ordine dei giornalisti e quindi formare tecnici audio, video, che vanno a supporto anche di quelli che vorranno scegliere invece la carriera del giornalismo. Sempre collegato a questo, con il progetto Musify ci è stata creata una piattaforma di web social radio, la chiamiamo noi. Praticamente è un esperimento, una radio a tutti gli effetti, che però può appoggiarsi anche ai social. Quindi ci sarà, si chiamerà Radio Rugby Club. In principio si doveva chiamare Radio Rugby Campania. Poi abbiamo detto, ma perché limitarci alla Campania? Esatto. Allarghiamo, magari ci sono altre. Quindi è già pronto, sono già pronti tutti i jingle, l'app è già pronta, c'è l'app su Android e su Apple, c'è la skill di Alexa, c'è anche in macchina, e quindi è già attiva in modalità demo, ve la spoilerò così. Dai. Il palinsesto come sarà fatto? Ci sarà il lunedì la sveglia alle 7, quindi sveglia, proprio la sveglia con la tromba con la sveglia, ragazzi, i più vecchietti se la ricordano. Poi inizierà tutto il palinsesto della mattina, dove ci saranno i consigli alimentari di una nutrizionista importante, dove diciamo, guarda, stai per fare colazione, ricordati che per fare colazione c'è questo. E poi inizierà, sarà diviso in base alla giornata, il messaggio del nutrizionista si ripete anche prima del pranzo e prima della cena, poi ci sono le playlist dedicate degli ospiti, quindi magari il Carlo Canna piuttosto che altri giocatori potranno mandare la propria playlist, ci saranno dei contenuti, ci sarà molto probabilmente una trasmissione che proporremo ad un conduttore che ci dà sempre visibilità, che mi pare si abbia gli occhiali, il pizzetto e pochi capelli, insomma, pochissimi, ci sono tutta una serie di accordi da prendere. La settimana a ora di pranzo ci sarà la playlist per i runner, quindi con dei beat fatti per correre a una certa frequenza. Ci sarà la playlist quando si va in palestra, la playlist per quando ritorni a casa.
il sabato e la domenica il palinsesto, oltre ad infarcirsi di tutti questi contenuti, avranno dei contenuti rispetto alle gare o ai concentramenti, quindi verrà fatto in maniera diversa. Anche il messaggio della nutrizionista varierà, perché in base alla partita si mangia in maniera diversa. Ci sarà la playlist del warm up, ci sarà la playlist della squadra che si potrà mettere negli altoparlanti dello stadio, poi ci sarà la playlist del terzo tempo, la playlist del warm down, il rientro a casa, e il lunedì mattina, il sabato ci sarà l'annuncio gare, quindi una specie di TG con l'annuncio gare, e poi cercheremo di infarcirlo anche sui suggerimenti che ci verranno dalla base. Io ogni decisione la condivido con i miei consiglieri, con i delegati, con gli allenatori, ma soprattutto un filo diretto con tutti i presidenti. Giusto. Il nuovo corso della federazione mette veramente i presidenti di comitato in una posizione che prima non avevano, sia come importanza e sia come responsabilità. Io questa responsabilità la sento e la giro ogni volta chiedendo anche dei consigli ai vari presidenti. Dico: cosa ne pensi? Cosa mi puoi suggerire per questo? Come faresti tu questo tipo di impostazione? E c'è un rapporto di ascolto continuo. Poi cerco di essere sempre presente su più campi possibili. Io questa domenica sono stato su 3 campi. Quindi, come una trottola. Sì, parto da Napoli, passo per Pomigliano, mi fermo a Benevento e vado a Telese, fondamentalmente. Ecco. Ma senti, io ho fatto questo percorso al sud, dove ho incontrato quasi tutti i presidenti, proprio per tenere alto, diciamo, l'interesse verso il sud in concomitanza al gruppo di lavoro capitanato da Grazio Menga, che è proprio per lo sviluppo del sud, promosso peraltro da FIRA, ovviamente, no? Ma io, tra tutti i presidenti, che poi sentirò anche quelli chiaramente del centro Italia e del nord, che faccio una cosa che faccio regolarmente, però io non ho sentito nessuno che ha imbastito tutto questo numero di progetti come hai fatto tu. Secondo me bisognerebbe anche fare un'opera di divulgazione presso di loro per spiegargli che effettivamente si può approfittare di tante situazioni per dare uno scossone al mondo del rugby e portarlo un po' più in luce. Allora, guarda, ti dico che noi siamo cioè, propedeutico, sempre... intendo dire. Cioè allora, che noi siamo sempre in contatto con tutti i presidenti, e in particolare con quelli del sud. Tieni presente che tutte le iniziative che io penso per la Campania avvengono poi girate anche a tutti gli altri comitati. Ti porto un esempio. La Campania nel mese di giugno è stata la prima a depositare una convenzione con il liceo scientifico sportivo. Quella convenzione è piaciuta, è passata, l'abbiamo firmata, ce l'ha chiesta il Veneto. E noi, perché la loro convenzione non era così completa come quella che eravamo riusciti a fare noi, probabilmente la utilizzeranno meglio di noi. Poi abbiamo fatto anche l'alternanza scuola-lavoro nella scuola, quindi abbiamo fatto un'ulteriore convenzione. Questo ci permette non di avere giocatori nelle scuole, perché nel liceo scientifico sportivo, nella convenzione, noi riusciamo ad avere la formazione nell'ambito curricolare, nell'ambito degli anni del percorso, di 20 allenatori, 20 arbitri e 20 addetti alla comunicazione. Quindi noi forniremo alla scuola questo tipo di figura professionale. Non andiamo a ricercare il giocatore, magari se lo troviamo lo facciamo, trovare un ragazzo di 17 anni forse è più facile che si avvicina al rugby come educatore, come allenatore, sì, come arbitro e come addetto alla comunicazione. Poi se è anche un bravo giocatore, che ben venga. Questo è un attimo il tutto. Forse io lo esprimo in maniera più veloce, meglio, ma ti assicuro che anche gli altri comitati stanno lavorando, lavorano bene, e qualcuno lavora anche meglio di noi. Infatti è da stimolo, però
quello che riscontro anche quando facciamo le riunioni con i presidenti, che c'è stata l'ultima a Roma l'altro giorno, sì, è un'unità di intenti forte. Forte anche perché ringrazio Marzio che ha dato ai presidenti di comitato una dignità, una responsabilità, una considerazione diversa da quella che avevano in passato. Certo, è anche un carico di responsabilità importante. La maggior parte, 7 persone se non sbaglio, del nuovo Consiglio federale erano ex presidenti di comitato. Quindi sanno benissimo il ruolo del comitato, del presidente di comitato, che non è quello che consegna coppe o bandierine. Tutti i presidenti del Sud lavoreremo affinché questo progetto Sud porti i propri frutti. Grazio Menga è una persona fantastica, ci dà una forza e uno stimolo tutti i giorni che altre persone probabilmente non riescono nemmeno a comprendere. Ha voluto fortemente questo progetto Sud e io sento la responsabilità di far capire che dobbiamo meritare quelle risorse e dobbiamo saperle usare. Stanziare le risorse per il Sud è una responsabilità per far capire che quelle risorse vanno impiegate nel miglior modo possibile e devono portare i frutti a tutto il movimento. Un'altra cosa importante che a me piace di questo consiglio è che quando dice una cosa poi la fa. Avevamo detto anche in campagna elettorale che sarebbero stati stanziati 4 milioni di euro per il rugby di base, e quei soldi sono stati stanziati in anticipo, quindi cercando di limare su un bilancio che non aveva fatto questa governance. Quindi sai benissimo che quando rientra una governance dei progetti fatti, gli stanziamenti dei progetti, puoi soltanto operare. Quindi nel 2022 si sarebbe fatto, si è riuscito a fare prima, ne sono contentissimo. A questi vanno sommati quei progetti che al Sud possono aiutare a recuperare un gap che è anche strutturale, che è anche di distanza. Io faccio sempre l'esempio: io se voglio andare da una società a un'altra, per me una trasferta di anche di 200-300 chilometri in alcuni casi. Nel Veneto, in 30 chilometri ci sono 30 società fondamentalmente, quindi sì, chiaro, la difficoltà è anche questa. Noi però ci dobbiamo mettere d'impegno per migliorare in tutti gli aspetti, perché se migliora il Sud migliora tutto il rugby in Italia, perché il Sud in questo momento qua ha anche delle possibilità di crescita che altre regioni fondamentalmente non hanno, con tutte le difficoltà però di tipo anche logistico. Non vi nego che la maggior parte dei costi per le società fanno i trasporti, logistica, i trasporti, che è molto molto importante. Sì, perché sono tutte regioni molto grandi, parlando proprio come chilometri quadrati, e sono disposte quasi tutti, vedi Puglia, vedi Calabria, da nord a sud, sono quindi molto allungate, e fare una trasferta da una parte, da estremo, da polo a polo, effettivamente è molto impegnativo, sia come tempistiche, come costi, cioè come tutto. Anche qui il buon senso della federazione, qui il vicepresidente Antonio Luisi ha avuto delle intuizioni enormi che ci hanno trovato subito favorevoli. Anche dividere il girone elite del Sud, che va da Roma alla Sicilia, capirai che costa più di un campionato di Serie B o di Serie A. Allora è stato diviso in 2 gironi da 5, quindi ci sarà una prima fase semiterritoriale, ma comunque che va dal Lazio alla Sicilia, e poi delle semifinali e finali che decreteranno quelle che poi andranno a giocarsi il titolo. Però in questo modo si riducono tantissimo i costi e si razionalizza l'impegno delle squadre, mantenendo comunque il livello di competizione altissimo, perché a quei livelli sia under 19 che under 17 tenere fuori casa delle persone, dei ragazzi per 2 giorni non è semplicissimo, anche in un discorso di pandemia. Noi portiamo dei ragazzi che fondamentalmente sono anche minorenni fuori regione, dove
Allora, ci sono anche delle responsabilità importanti da assumersi e la federazione lo sta facendo. Bene, bene, sono contento perché tante idee, tanti progetti in opera, peraltro non diciamo ancora in un lontano futuro, e una presenza di Mamma Fire che effettivamente si sta facendo sentire, quindi tanto di cappello a voi tutti. Sì, allora, io dico, noi dobbiamo meritare anche il cambiamento. Il cambiamento non avviene da un giorno all'altro. No, beh, ma certo. Già se ti giri nella direzione è già tanta roba. Adatta e nella direzione dove vuoi andare, il cambiamento è un passo. Poi il cambiamento si fa con i fatti, non a parole. E nei piccoli gesti chi vuole sa percepire se è un cambiamento. Un cambiamento ed un miglioramento, perché poi cambiare per peggiorare non... Vabbè, chiaro, certo. Però la federazione per la prima volta io riconosco una governance che ha le idee ben chiare. Poi magari fra 4 anni, fra 3 anni si deciderà in maniera diversa, faranno altri, però per 4 anni noi andremo dritti per la nostra strada facendo quello che abbiamo detto che avremmo fatto prima di avere il consenso. Quindi a volte ci sono delle difficoltà oggettive nella trasformazione, perché magari entrare in corso d'opera con chi ha progettato in maniera diversa certo. un'altra non è un interruttore on off, ma va quantomeno diluito nel tempo, e ci vuole il tempo necessario per vedere i primi frutti. Però se io vedo che una persona si è incamminata nella strada giusta, non gli posso dire però non sei già arrivato, no, certo. Guarda, ti vedo, stai camminando, ti supporto, ti sostengo, ti critico anche in maniera costruttiva se serve per permetterti di avere dei risultati adeguati, però noi dobbiamo quantomeno rifarci al valore di correttezza, di trasparenza, di sostegno, di supporto, che poi sono quelli del rugby. Non esatto. Li dobbiamo solo enunciare, ma li dobbiamo necessariamente attuare, anche e soprattutto sui social, dove qualcuno dovrebbe, prima di scrivere qualcosa, pensare alle conseguenze e pensare che cosa farei io al posto di... Ma sai com'è la storia, no? Sono tutti profeti, no? Tutti ricchi coi soldi degli altri. Cioè, fino a quando tu non sei lì, dici, ma sai, dovresti fare quello, oppure, ma potevi fare un'altra cosa. Perché non ti siedi lì, poi vedi che è tutto un altro gioco. Guarda, questo è quello che io sapevo prima di diventare presidente. Tant'è vero, nella mia lettera o nelle mie presentazioni del progetto ho dato degli indirizzi sui principi, e poi abbiamo scritto sul nostro programma solo cose che sapevamo fossero da subito attuabili, e quindi tutte quelle che abbiamo scritto, per me è un impegno morale portarle avanti. Perciò tu dici, avete fatto tante cose in 3 mesi che magari non abbiamo neanche comunicato bene. Noi in questo momento ci interessa fare e mettere a disposizione delle società tutti gli strumenti che gli avevamo detto che avremmo messo se eletti. Poi le società ovviamente sono loro utilizzare lo strumento. Certo, esatto, perché uno, per esempio, io ho riscontrato una cosa, anche considerando altre società, che effettivamente tu metti a disposizione l'istituzione mette a disposizione, diciamo, delle società alcuni strumenti, ma questi strumenti non vengono utilizzati. E questo è un problema da una parte e soprattutto un peccato dall'altra. Come reagiscono le società nella tua regione? Allora, noi stiamo cercando... Sono cambiamenti che tu stai attuando, dei cambiamenti che, ok, validi, ma non così facili da poterli utilizzare, non è così semplice. Il filo diretto io ce l'ho con i presidenti e abbiamo aperto anche un canale di comunicazione aggiuntivo, che non è quella della mail ufficiale, dove passano tutte le comunicazioni ufficiali. Ok, sì. Però... Se a quello serve
fare un canale con WhatsApp, un canale con le telefonate dirette, un canale con gli incontri, io le faccio. Non mi basta dire, ah guarda, questa cosa te l'abbiamo mandata via email. Allora, il progetto Sud prevedeva un per dare a chi lo sta redigendo una serie di informazioni che passavano attraverso un questionario di tipo digitale. Sì. Io sono fiero che il 100% delle società campane abbia risposto a quel questionario. Fantastico. Ma per fare questo, io mi sono impegnato anche personalmente con qualche presidente che aveva delle difficoltà a fare il questionario in maniera telematica. Certo. Quindi, il progetto Sud si basa su degli incontri fisici fatti nelle varie province e nelle varie regioni con i presidenti e attraverso un questionario, perché noi non facciamo calare dall'alto un progetto, il progetto nasce dalle esigenze dei presidenti. Allora, tutti i presidenti della Campania hanno risposto in maniera precisa a quel questionario. Poi qualcuno anche in maniera critica magari, però a noi serve serve tantissimo, perché quello ci può dare un'idea di gestione differente della cosa e come viene percepita. Poi ho la fortuna di avere uno staff di comunicazione importante che con Gian Claudio Romeo e un segretario di No Borsa che sono molto attivi. Nel 2022 Gian Claudio Romeo avrà dei problemi lavorativi, quindi gli affiancheremo anche altre figure dal punto di vista sempre giornalistico, quindi a livello grafico e a livello tecnico cercheremo di aumentare la comunicazione e attraverso la formazione cercheremo di dare alle società degli strumenti attraverso non i presidenti che magari sono impegnati, ma delle figure che abbiamo identificato come responsabili della comunicazione. Alcuni sono già bravi, altri vanno formati, altri hanno la buona volontà, ma con le prerogative che ci siamo detti prima, quindi la possibilità di ambire anche al tesserino del giornalista, potrebbe essere uno strumento maggiore. Assolutamente. Che tu sai benissimo oggi uno stagista cosa deve fare per ottenere quel, praticamente deve stare chiuso in una redazione per almeno 2 anni, e quindi queste sono le opportunità. Poi daremo tutta una serie di strumenti anche per far evolvere dal punto di vista digitale, social e web le società. Poi, ripeto, come dice sempre... Generate una cosa importante, generate una filiera di posti di lavoro. Sì, questo è il nostro primo obiettivo, quello di far creare delle professionalità che poi possono presentarsi anche alle aziende, che possono presentarsi e soprattutto restare sul territorio, perché uno dei problemi importanti è la dispersione che noi abbiamo. Certamente. Sia dei talenti giocatori... E sia delle professionalità che potrebbero lavorare in Campania ma che sono costretti ad andare fuori. Vedi non ultimo il nostro responsabile alla comunicazione che ci continuerà a seguire, ma che purtroppo tutti i ruoli federali sono da considerarsi a modo di volontariato. E attenzione, perché non parliamo di piccoli rimborsi spesa che noi possiamo concedere in questo momento qua. Sono gli strumenti che noi cerchiamo di dare. Poi anche le società devono essere brave a carpire che il nostro può essere un volano con i suoi sponsor, con i suoi partner e quant'altro. La federazione e il comitato non si sostituiscono alle società, ma devono creare tutta una serie di opportunità affinché le società possano usufruirne, possano avere dei vantaggi. A tutte le società della Campania e non solo, è stata messa a disposizione della MyB, quella che ti dicevo prima, la società consulenza, dei professionisti che di volta in volta, a seconda delle esigenze, se devono creare una presentazione personalizzata, se devono affiancare le società negli appuntamenti con gli sponsor o negli appuntamenti con le istituzioni, si presentano con la spilletta del club e in quel momento sono di supporto al club anche in trattative di carattere
fiscale piuttosto che di comunicazione, di marketing, e per far capire tutte le opportunità che un club può manifestare nei riguardi di uno sponsor che magari il presidente o qualcuno nella società non ha nel proprio bagaglio. Certo, ci sta, chiaro. Rapportarsi con degli sponsor o degli addetti marketing dall'altra parte che possono parlare la stessa lingua. Questo è stato messo a disposizione fin da subito. Io se devo andare a sedermi con i sindaci per le problematiche degli impianti lo faccio in maniera tranquilla, l'ho già fatto, ho anche scritto delle lettere di interesse su alcuni impianti che devono andare a concessione, e quindi da questo punto di vista il mio telefono è acceso H24 anche di notte per cose inerenti a tecnici. Mi possono chiamare gli allenatori, i dirigenti, i giocatori, i tecnici, sono molto presente da questo punto di vista. E oh, ma riesci anche a lavorare ogni tanto per le tue attività? La fortuna, allora, io vengo da 4 giorni a Catania, che ti assicuro che sono stati semplici dal punto di vista della programmazione. La forza dei modelli gestionali che noi proponiamo è quella che io ho imparato sui campi da rugby. Sì, ci può stare il giocatore che spicca, ma la forza è la squadra. Sì. E io oggi posso stare qui con te, diciamo, nella pausa pranzo, è perché abbiamo creato una squadra che ci permette di fare anche questa chiacchierata, e come un orologio svizzero porta avanti tutti i progetti che, come dico io, devono essere tutti quanti raggiungibili, misurabili anche nel tempo, perché se no parliamo di cose, tutti quanti diciamo, vogliamo andare sulla Luna a giocare a rugby, ho capito, iniziamo a costruire l'astronave, insomma, dopo vediamo come... sai com'è. Ecco, quello è l'obiettivo a lungo termine, ma domani noi che cosa facciamo se quello è l'obiettivo che ci siamo posti? Certo. E va quindi bene. Questo è il modello gestionale che stiamo cercando di portare avanti. Perfetto. Senti Peppe, io ti ringrazio, è stato veramente molto interessante e esaustivo, nel senso che abbiamo imparato tutti, chi la guarderà, tante cose, e mi auguro che tanti presidenti o tanti dirigenti di club possano usufruire della tua esperienza e poterne fare tesoro. Allora, l'ultimo passaggio che avevo dimenticato, ma che è importantissimo, sempre con l'ottimizzazione dei costi e cercando di far avvicinare quante più professionalità d'eccellenza al rugby, nel 2022 in Campania, in maniera autonoma dalla federazione, poi mi piacerebbe che questo si riuscisse a fare anche in altre regioni, perché no a livello proprio federale, faremo partire un progetto che si chiama Rugby Lab. Ah, ok, sì, ne parlavamo prima, sì. Allora, Rugby Lab. Rugby Lab prevede nella fase iniziale l'utilizzo di specialisti in vari ambiti. Di partenza noi abbiamo 2 nutrizionisti sportivi, tra cui sono tutti e 2 specializzati anche nel rugby, quindi sanno anche la figura del pilone che deve mangiare diverso dall'ala, e sono sia un maschio che una femmina. Poi abbiamo 3 psicologi dello sport specializzati, uno è il dottore Salvio Esposito, che ha dato vita al progetto Scampia, e altri 2 di sostegno, perché in questo periodo qua è importantissimo dare anche un sostegno psicologico ai nostri atleti dal punto di vista delle motivazioni, piuttosto che la gestione del tempo, degli allenamenti e dello spazio. Poi avremo la coordinatrice del progetto, poi ci sarà il dottore Santoro, che è osteopata, chiropratico, posturologo, e darà tutta una serie di indicazioni nella prevenzione degli infortuni e nella gestione degli infortuni. Ci sarà la dottoressa Doro, che è specializzata con i bambini in età pediatrica, soprattutto per l'appoggio plantare. Un pediatra e 2 ortopedici, e anche il primario, il dottor Antonio Maria Grimaldi, che faceva parte dello staff del Pascale,
con il dottor Ascierto, che farà uno screening per quanto riguarda la prevenzione dei tumori della pelle. Sappiamo benissimo che gli atleti sono esposti sia per quanto riguarda gli allenamenti alla luce del sole, sia per le abrasioni o piuttosto tutta una serie di infortuni che possono coinvolgere anche i nei e quant'altro. Quindi questa è la parte iniziale di Rugby Lab, che anche questa è fatta con la logica incrementale, cioè ogni volta che riterremo opportuno inserire delle figure professionali che possono essere di supporto ai tecnici regionali e alle società, noi lo faremo. Ovviamente li ringrazio tutti, perché la maggior parte di loro lo fa in maniera totalmente gratuita. Per altri c'è un rimborso simbolico che permette a noi e a loro di giustificare anche diciamo quello che è l'impegno, perché sennò professionalmente giusto, è giusto nemmeno farlo. Questo progetto è parte dalla campagna e spero che possa servire, perché poi praticamente nell'idea del dottore Santoro, che ha già collaborato con la Federazione Italiana Judo, c'è proprio l'idea di fare un centro di ricerca, e quindi bello. I dati saranno analizzati nei prossimi 3 anni, e quindi verranno fatte anche delle pubblicazioni mediche specialistiche per il rugby. Perfetto, guarda, perfetto, progetti bellissimi. Io spero che ne possono usufruire tutti in maniera tale che possano svilupparli poi a seconda della loro misura, a secondo dei loro intenti, ma che comunque possano essere veramente un gran viatico per lo sviluppo del rugby in Italia. Un altro ringraziamento importante va fatto alla struttura arbitrale con Vincenzo De Martino, Schipani e Salerno, che stanno facendo un ottimo lavoro anche sulla formazione. Non è semplice ripartire dopo la pandemia, dove anche gli arbitri hanno avuto un calo importante. Sì. La scuola campana si fa ancora rispettare, abbiamo avuto una tradizione arbitrale importante, anche loro hanno dei progetti che stanno portando avanti, sia per quanto riguarda la formazione che l'avvicinamento di nuove figure professionali. Noi gli daremo il massimo supporto, ovviamente stando sempre dalla nostra parte, senza nessun tipo di ingerenza, con il rispetto dei ruoli, cosa che mi dicono alcuni, io davo per scontata, ma che non è sempre stato così, in altre regioni anche, però il cambiamento passa anche attraverso questo. Perfetto. Senti, ti ringrazio e ci sentiamo alla prossima con lo sviluppo ancora di tutti i progetti che ci abbiamo in ballo. Okay? Facciamo il punto della situazione su tutte le cose volentieri, che io ho detto, che sono solo le cose che sono o già partite o che stanno in noi le testiamo prima di renderle pubbliche, e quindi queste sono le cose che sono effettivamente già realizzate o che stiamo realizzando. Per Perfetto. tutte le altre, ci vediamo al prossimo appuntamento e facciamo anche il punto della situazione su tutte le cose che ti ho detto, se sono vere, le Va confutiamo. bene, va bene. Tutte le cose dette in questa intervista sono già attive, compreso il portale Tutto Benevento e tuttorugby.it, la radio Rugby Lab e tutte le convenzioni che abbiamo firmato con i vari enti regionali, le sponsorizzazioni e le ottimizzazioni dei costi. Prendete esempio dalla regione. No, 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 no. No, sì, Io no, no. in maniera poco umile, te lo dico, mi No, no, sono ma altrettanto. riproposto che la campagna deve essere io lo dico sempre anche quando parlo con gli allenatori, la campagna deve essere la miglior regione d'Italia sotto il punto di vista dell'organizzazione. Noi dobbiamo tendere a fare una gara per essere i migliori. Poi ci riusciamo? Non lo so, ci dobbiamo Ci provare. proviamo, ci Facciamo proviamo. questo, sicuramente verranno anche i risultati sportivi a seguire. Dai, allora alla prossima. Grazie e buon rugby a tutti. Grazie, grazie a voi. Ciao, ciao, ciao.